noi siamo qui alla Sala Giuseppina del Teatro Kursaal di Bari, a fianco a me Pippo Mezzapesa, che questa sera riceverà un premio importantissimo, altisonante, Michelangelo Antonioni, per la regia del miglior cortometraggio. Quali le tue sensazioni, visto il peso del premio? Beh, sensazioni molto forti, sia per il nome che sarà inciso su quella targa, oppure appunto Michelangelo Antonioni, e sia per la location in cui sarà consegnato il premio, che è il Teatro Petruzzelli. E capisci bene che per me, che sono bitontino, quindi comunque barese, è un privilegio godere di questa platea, di questo palcoscenico. Io ci sono stato a 7 anni l'unica volta nel Petruzzelli, e quindi tornarci con un premio è molto emozionante. Ecco, parliamo un po' di questo cortometraggio, L'altra metà. Parlavamo prima fra di noi e io ti chiedevo effettivamente se c'è una certa difficoltà a narrare l'amore visto dal lato della gente un po' più adulta. Questa è una storia d'amore tra due persone adulte, diciamolo pure. È più difficile narrare quel tipo di amore? È un incontro di solitudini, no, più o meno agli stessi ingredienti di un amore tra adolescenti. Raccontando proprio gli anziani mi sono accorto che c'è come un ritorno alla vita, e io ho voluto raccontare proprio questo, una freschezza dei sentimenti e degli sguardi che hanno questi anziani in questo viaggio, e credo di esserci riuscito anche e soprattutto grazie ai due attori di cui mi sono avvalso, sono Piera degli Asposti e Cosimo Cinieri, che hanno saputo restituire appunto questo sguardo infantile.